siamo a San Sebastiano al Vesuvio con Marinella Sorrentino, che sta per presentare il suo libro Clementina, una donna del Novecento, edizioni Produzioni Mediterranee. Questo libro ha avuto molto successo, un successo meritato. Noi siamo alla nostra terza intervista. Sì. Devo dire, ho il merito di essere stata forse una delle prime ad averti intervistata, e da allora il tuo libro ha fatto un bel cammino, come dicevo prima, meritatissimo. Clementina è tua nonna, la storia di tua nonna, che ti ha consentito di raccontare, sì, la storia di tua nonna, ma di raccontare anche la storia dell'emancipazione femminile. Ti faccio una domanda: eri consapevole di raccontare qualcosa che riguardava le donne, oppure sei partita da tua nonna e poi in corso d'opera ti sei accorta che forse stavi scrivendo qualcosa che aveva una duplice funzione? Sì, è proprio così, perché inizialmente io stavo scrivendo le memorie di mia nonna per i miei figli, e quindi non mi sono resa conto subito di questa valenza che poteva avere il libro invece universale, un po' per tutti e per tutte le donne e per tutti i giovani. Poi in corso d'opera e soprattutto con il riscontro che ho avuto, mi sono resa conto che questa storia non era più una storia anche solo locale, solo di una donna napoletana inizio Novecento, e non era solo una testimonianza per i miei figli, ma era la storia di tutte le donne di un'epoca, quindi di tutte le storie delle donne di inizio Novecento, perché prima di tante leggi che sono arrivate dopo i famosi anni del 68, che sono stati anni di stravolgimenti e per fortuna di un rinnovamento sia culturale che legislativo, la condizione delle donne, ma anche delle famiglie, di fatto era veramente triste, perché non c'erano leggi a tutelare. E quindi prima degli anni del 70 con il divorzio, il 75 con la riforma del diritto di famiglia, tante cose non erano legiferate, quindi c'era questa vacatio legge che praticamente metteva in una condizione difficile sia le donne ma anche i minori, e questa cosa io volevo farla capire ai miei figli, e l'avevo appunto pensata con un libro, perché ho pensato, vabbè, facendoli calare in un'epoca proprio storica che è completamente diversa al loro vissuto e alla loro mentalità, capiranno quello che sono state le difficoltà della nonna. Infatti il tuo libro è ambientato dagli anni che vanno dal 1934 al 61. Il tuo libro è diviso in tre parti. Questa distinzione è molto funzionale proprio alla storia, ma anche a capire bene le varie vicissitudini che tua nonna ha vissuto, perché c'è una prima parte nella quale succede il fattaccio, quindi la vita di tua nonna cambia radicalmente, una bella donna, una famiglia, forse avrebbe voluto fare altro nella vita, però per allora le donne non potevano scegliere, e quindi sposa un uomo, e pare che questa situazione sia la situazione migliore. Poi le malelingue, cosa fanno queste malelingue? Allora, come detto, tu, il libro è diviso in tre parti. E nella prima parte è la vita, quella di mia nonna, di una donna che ha seguito quelle che erano le scelte fatte dagli altri per lei, quindi dal padre che l'aveva, costretta, tra virgolette, a sposare, il marito. E ci troviamo anche proprio agli inizi della prima guerra mondiale, quindi un po' la pressione della paura della guerra, un po' la pressione del padre. Lei purtroppo voleva continuare gli studi, però si trova in questo matrimonio. Un matrimonio che poi porta anche a una vita familiare serena, agiata, quindi comunque una vita normale. Poi all'improvviso c'è questa rottura, perché per una calunnia mia nonna verrà abbandonata dal marito, e questo naturalmente stravolgerà completamente la sua vita, perché cioè, è un periodo in cui non c'erano leggi a proteggere, quindi non c'erano leggi a tutelare le donne che venivano all'improvviso abbandonate. Tra l'altro le donne non lavoravano, quindi c'era questa situazione. Brava, perché lei comunque poi con cinque figli e un in arrivo lei non lavorava, quindi non aveva un'autonomia economica per la quale poter fare diversamente. Alla fine sarà costretta all'accoglienza a casa del padre, ma neanche ben voluta, perché comunque anche loro imputano il fatto di aver gettato il disonore su tutta la famiglia. Quindi lei si trova emarginata dalla società, ma anche dalla famiglia, quindi in una condizione veramente difficile. Questo è un passaggio molto importante, perché oggi, perlomeno nella maggioranza dei casi, quando c'è una difficoltà familiare e la donna viene a trovarsi da sola,
quasi sicuramente la famiglia la sosterrà. Quelli erano anni invece dove, come dicevi tu, oltre a non esserci un'assistenza giuridica, anche la famiglia ti metteva in quella condizione di stillare il senso di colpa. C'è poi una seconda parte, la seconda parte è molto bella perché riesce a tratteggiare molto bene quella che è la scoperta da parte di Clementina, di tua nonna, di che cosa voglia dire sentirsi una donna amata e anche di provare per la prima volta l'amore, quello passionale. Tu prima hai detto anche un'altra cosa molto interessante: mia nonna nella prima fase della sua vita aveva un matrimonio tranquillo, proprio perché forse non sapeva neanche cosa doveva aspettarsi. Tu tratteggi molto bene questa situazione, quindi subentra Antonio, che è un uomo completamente diverso, però lì torniamo un po' a quello che dicevi prima. E poi, è che vorrei Antonio che era tu, mio nonno, diciamo. Assolutamente. Quello che tu vorrei che tu approfondissi, il problema del riconoscimento dei figli, perché lei ha già dei figli e poi giustamente Ciccio ne vuole degli altri. Allora, quindi come dicevi tu, io ho diviso in parti, perché la seconda parte è la scoperta di mia nonna come donna e quindi in tutte le sfaccettature, quindi l'amore, la passione, e solo che poi lì cominceranno le difficoltà. La prima difficoltà sarà quella della denuncia per adulterio, perché allora c'era questa legge molto discriminante che era solo per le donne. E perché non c'era il divorzio, quindi il marito poi si ricorderà dopo più di un anno che è la moglie, quindi va a fargli questa denuncia per adulterio, e quindi loro già si troveranno subito ad affrontare questa difficoltà, e dopo di questa, quando poi decideranno di fare anche loro una famiglia, di avere dei figli, perché era il desiderio di mio nonno, si scontreranno con purtroppo questo problema, che non c'era modo di fuori dal matrimonio di legittimare i figli. E quindi loro dovranno ricorrere a degli stratagemmi, sì, che chi le dirà, con il notaio, sì, con delle scritture private, quindi situazioni molto particolari, perché non c'erano assolutamente delle tutele, e questo sarà una delle cose che peserà poi sia su di lei che poi sul futuro dei figli. La cosa bella è che il rapporto comunque con i figli avuti nel primo matrimonio, cioè nel matrimonio, perché poi è il matrimonio riconosciuto, sì, conservano con Clementina sempre un rapporto di affetto. Questo forse è stato l'elemento che le ha consentito anche di superare tante difficoltà. La terza parte è quella nella quale c'è, diciamo, l'affermazione, non la nascita, di una personalità femminile che dopo averne passate l'emancipazione tante... L'emancipazione dagli uomini, io dico. A te, quindi, cosa accade in questa terza fase della vita di tua nonna? Allora, è la terza fase della vita di mia nonna ha il completo riscatto di se stessa come donna, e quindi alla fine lei decide di non scegliere, diciamo, una via facile, perché poi, insomma, le vicende che accadono nel libro sono tante, non le possiamo assolutamente raccontare, ma lei si dovrà trovare ad affrontare di nuovo una scelta veramente di rottura nella sua vita, e deciderà di proseguire, diciamo, questo suo cammino da sola tra mille difficoltà e non scegliere la via più facile. E questa è stata, secondo me, la lezione più grande che ha potuto lasciare mia nonna, ed è, come hai detto tu, poi questo amore materno che lei ha sempre avuto ha legato comunque queste due famiglie, cioè i primi figli con gli altri, i primi figli che comunque hanno sempre, diciamo, avuto questo legame con la madre, non l'hanno mai spezzato nonostante la distanza, perché mia nonna all'inizio abitava a Via Duomo proprio in centro a Napoli, e poi nella seconda fase della sua vita si sposterà a Posillipo, in quello che oggi è la zona dei VIP, ma che allora erano tutte campagne, quindi per mia nonna sarà un'ulteriore sofferenza, perché non abituata, lei è una donna cittadina, si trova all'improvviso in mezzo alle campagne e anche in una zona piuttosto isolata. Quindi diciamo che la cosa più bella forse è proprio questa, il aver avuto come donna la sua rivincita, la sua rivalsa, e aver conservato questo rapporto straordinario tra i figli. Cioè, io in tanti anni, lo dirò, non mi sono mai accorta di una differenza tra zii del primo matrimonio perché lei poi non ne parlava, perché in questa lei raccontava solo la sua terza vita, e la sua terza vita era, diciamo, da donna sola, e quindi io non mi sono mai resa conto di nulla fino a grande. Poi da grande piano piano ho cominciato a scoprire tutta la storia e ne sono rimasta, diciamo, colpita e affascinata. Infatti mi hai anticipato nella domanda, l'hai già introdotta, mi chiedevo tua nonna cosa raccontava, e quindi come
se tu avevi intuito che c'era una parte della storia che mancava, e forse è stata questa percezione a spingerti a chiedere e poi a pensare di poter raccontare una storia che sì, è emblematica di un'epoca, di una situazione. Allora, io ti dico la verità, finché mia nonna è stata in vita c'era un velo di pudore per il quale non si parlava, perché i figli rispettavano il fatto che per lei era una sofferenza e quindi non voleva raccontare, e anche per loro c'era proprio questa sorta, vedi, ancora di pudore, e nonostante fossero cambiate le leggi, la mentalità, tutto, per loro era rimasto comunque una cicatrice che non si era, diciamo, rimarginata. E poi piano piano, quando dopo la morte della nonna io ho cominciato a farmi domande, perché poi ero diventata più adulta, mia mamma ha cominciato a rivelare le cose, ho anche riallacciato vari episodi e vari racconti che allora magari non avevo ben... Non riuscivi a collocare. No, a collocare. Poi dopo hai capito, è stato come tutto, mettere tutto insieme una tessera di un puzzle che si è ricomposto, e questo poi mi ha riportato praticamente a ricostruire tutta la storia di mia nonna, anche poi attraverso, diciamo, documenti che ho trovato, fotografie, e quindi poi questa ricerca è stata meravigliosa, tant'è che poi quando ho ritrovato i miei cugini volevano sapere come facevo io a sapere tutta la storia che era stata, ripeto, tenuta un po' segreta, e quindi neanche i due cugini più grandi sapevano bene tutta la storia, diciamo, della nonna dal primo matrimonio fino alla... Perché è molto articolata, ricordiamo davvero, e però riesci a dare chiaramente l'idea di quello che è successo, anche se la storia è molto intricata. Volevo fare un'ultima considerazione legata un po' a Ciccio, il marito di Clementina. Io l'ho visto un po' anche vittima, perché sì, lui era innamorato di questa donna, a modo suo, ma era innamorato, come lo erano gli uomini di quell'epoca, nella maggioranza dei casi. È quasi costretto a fare quello che fa, perché non ha la forza di contrastare la società esterna. Nella parte finale della sua vita forse cerca di recuperare, anche se è impossibile, un rapporto con tua nonna. Tu l'hai visto anche tu, Ciccio, un po' vittima di questa situazione, o l'ha inquadrato solo come carnefice? Allora, tu che hai letto il libro sai che io non ho diviso tra vittime e carnefici, perché io stessa volevo che chi leggesse, quindi all'inizio erano i miei figli, si rendessero conto che erano, diciamo, un po' tutti vittime di un'epoca, quindi sia gli uomini che le donne. Anche l'uomo doveva, diciamo, mantenere quella figura di uomo forte, dell'uomo d'onore, e quindi una calunnia che praticamente rovinava l'onore era per un uomo, era... cioè inaccettabile, ecco, diventava un marchio inaccettabile, e purtroppo per Ciccio così sarà. Però diciamo che poi dopo la guerra, la maturità, anche lui capirà tante cose e cercherà in qualche maniera di riscattarsi, non diciamo come, assolutamente, perché no, è un punto, diciamo, importante del libro, però cercherà un riscatto per farsi poi perdonare, diciamo, tra virgolette, da mia nonna, e per redimere anche se stesso, perché lui alla fine prende consapevolezza di aver sbagliato e quindi vuole in qualche maniera recuperare. Faccio solo una considerazione e poi un'ultimissima, veramente un'ultimissima domanda per lasciarti poi al pubblico. Racconti attraverso tua nonna anche una Napoli di quel periodo, anche dei posti, cioè, te l'ho già detto in un'altra occasione, ho riscoperto dei posti che non consideravo, perché adesso hanno preso tutta un'altra caratterizzazione. Volevo concludere questa intervista esortando a leggere, per chi non l'avesse fatto, questo bellissimo, interessantissimo libro, chiudendo con Posto Occupato, una campagna alla quale tu hai aderito e che è molto in linea con tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, che tu hai preso molto a cuore. Assolutamente sì, è una campagna che ho conosciuto, diciamo, a Pietri sul Mare, quando ero lì per una rassegna a cui poi ho partecipato, e lì poi ho conosciuto, diciamo, una delle referenti che portava Posto Occupato, Concetta Lambiase, e devo dire ne è nata subito una reciproca diciamo attrazione, perché io ho visto subito che questa campagna si collegava con diciamo anche le tematiche che io
quando sono attenta, quella al femminile. E quindi ho pensato subito che avrei, diciamo, aderito e portato con me questa campagna. È una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. E ancora oggi purtroppo abbiamo bisogno di guardarlo 365 giorni l'anno, perché abbiamo visto che i femminicidi purtroppo sono in aumento. E quindi abbiamo bisogno ancora di sensibilizzare. E quindi mi fa piacere che io qualsiasi presentazione faccio, dovunque vada, possa portare nel mio piccolo un segnale e poi farne passaparola anche io con amici e con, che mi fa piacere abbiano aderito a questa iniziativa. Grazie Marinella e buona presentazione. Grazie ancora Claudia.